talk. Perché non mi rispondi? Ti prego, gioca un po' con me. Andiamo al parco. Ma che cosa c'è di tanto interessante in una partita di calcio? Giochi! Corri! Dai, prendilo! Oh. Ti sei fatto male, Choppy? Posso aiutarti? Ma perché non mi lasci in pace? Mi spiace, ma io non capisco più niente. Da un po' di tempo vai matto per il calcio e non giochi più con me, Choppy. Perché? Fra poco ci sarà una partita importante e se mi alleno potrò far parte della squadra. Oh, Choppy. Ascoltami solo un momento. Ma insomma, smettila, Giuseppina! Choppy! Prendilo! Oh. Il calcio è uno sport per uomini, hai capito? Bravo Pablo. E non è soltanto bravo nel calcio, dicono che stia anche studiando con impegno. È vero? Sì, dicono che studia con un precettore. Un precettore? Bel colpo, bravo. Quale? È quello di testa, intendo. Quel giorno Choppy fu chiamato nello studio del padre. Era un fatto abbastanza raro, perciò era molto emozionato. Avanti. Siediti, Choppy. Grazie. Ascoltami bene, Choppy. Fra poco compierai gli 11 anni. Ma i tuoi compagni di classe ne hanno tutti soltanto 10. La lunga malattia che hai avuto ti ha fatto perdere un anno. Quale malattia? Oh, molto tempo fa e tu non ti puoi certo ricordare. Sei stato molto malato. Temevamo proprio che non riuscissi a guarire. Perciò ci hanno proposto di mandarti a scuola un anno dopo gli altri ragazzi. Ma ora potresti riguadagnare quello che hai perduto. Penso che tu sia abbastanza grande adesso per capire quello che ti dico. Certo, papà. Sono contento. Allora vorrei che da oggi noi ci si parlasse più spesso, fra uomini. Capisci cosa ti sto dicendo? D'accordo. E allora fai del tuo meglio. Studia bene per te stesso, ma anche per la tua famiglia. Devo dirti onestamente che sono già molto contento di quello che stai facendo adesso. Ma sono sicuro che potresti fare molto di più. Sai, un giorno sarai tu il capo della famiglia Acosta. Allora usiamo meglio il nostro tempo e parliamoci più spesso. Hm? Da uomo a uomo. Oh, papà! Figlio mio. Figlio mio. Alcuni giorni dopo arrivò il precettore. Da allora Choppy ebbe due soli obiettivi nella vita: recuperare l'anno perso a scuola ed essere accettato nella squadra di calcio.
occuparsi della partita anche mentre stiamo passeggiando. Ma smettila di pensarci, almeno per un po', eh? Guarda, Sofì, si direbbe un'onda a forma di culla. È molto confortevole. Facciamo un giro sul mare. Ti rinfrescherà, Sofì. Andiamo. Aspetta, Pablo! Aspetta! Aspettami! Dove è andato? Hai visto per caso un ragazzo della tua età? È andato di là. Ah, grazie. Ti ringrazio, Choppy. Ma chi è quello? E quello è il mio precettore. E che cosa è successo? Ho saltato la sua lezione per l'allenamento di calcio e lui si è arrabbiato perché mi piace più il gioco dello studio. Ha ragione? No? Sì, insomma. Anche tu stai studiando molto, vero, Choppy? Sì, però io l'ho promesso a mio padre e secondo me la parola data va mantenuta, sai. Non sapevo che tu fossi un uomo così serio. Facciamo del nostro meglio per la partita. Beh, ecco, non so se potrò. Ma certo che puoi. E farò del mio meglio. Giochiamo! Su, Choppy, coraggio, sei forte! La squadra di Choppy sta per vincere. Stanno giocando la partita finale e la coppa desiderata sembra proprio a portata di mano. Giuseppina! Oh. Forza, Choppy! Dai! Choppy! Grazie, Choppy! Dai, Choppy, vai! Forza, sei il migliore, Choppy! Non disturbarmi, Giuseppina, per favore, vattene! Ah, stai tranquillo, Choppy, nessuno può vedermi! Finirà con un pareggio, vedrai. Dai, forza, non arrendetevi! Visto Maria? È stato nostro figlio a segnare la rete che ha deciso l'incontro. Oh sì, caro, non riesco a credere ai miei occhi. Ha avuto fortuna. No, certo, è un vero Costa. Stasera puoi portarti la coppa a casa, va bene? Sei stato molto bravo. Molte grazie, signore. Choppy, sono molto contenta. Nessuno ti ha mai amato più di me, credimi. Io
spero molto che, avendo vinto, non sarà più tanto pazzo per il calcio come prima. E fra poco ci saranno le vacanze estive. Ah, probabilmente... probabilmente torneremo al mare, nello stesso posto dell'anno scorso, che è così bello. E poi, l'oceano. Ma dove è andato? Perché non torna? Sei stato molto bravo, Choppy. Con la tua rete hai fatto vincere la tua squadra. Adesso devi cercare di vincere anche quest'altra partita. Il recupero dell'anno perso. L'esame si farà immediatamente dopo le vacanze estive. E dunque quest'estate ti dovrai dedicare completamente agli studi. Sono sicuro che potrai ottenere lo stesso risultato della partita di calcio. Grazie, papà. Questa volta dimostrerò negli studi che cosa sa fare un Costa. Bravo. Vedrai. Capi, capi. Capi sta studiando col suo precettore anche adesso. Come mai si impegna così tanto? Non mi sembra possibile. Purtroppo quest'estate Choppy dovrà studiare ancora più del solito. Allora senti, perché non rimaniamo tutti a Madrid e affittiamo la casa di San Genio a qualchedun altro? Non possiamo certo portarci dietro il precettore. Certo, caro, dobbiamo aiutarlo tutti. Dirò a Rosy di star ferma quando Choppy sta studiando. Certo, per lui sarà una grossa fatica, ma io sono sicura che riuscirà. Raccomanderò a Cinzia di pensare bene a ciò che gli preparerà da mangiare, per non fargli soffrire troppo il caldo. Ma no, ma che cosa dite? Non andiamo al mare quest'estate? Ma che vacanze sono? Non è possibile! Hai sentito, Choppy? Sì, ma io devo... Choppy! Choppy! Ma che cosa stai facendo? Sto preparando il mio orario di studi per questa estate. Spero che tu sappia che devi giocare un po', anche soltanto per la tua salute. Non dimenticarti di lasciare del tempo libero per una passeggiata distensiva. Ci penserò. Oh! A comprarmi un libro. È molto che non vieni più con noi. Giochiamo un po' al calcio qualche volta. Facciamo una partita. Calcio? Sì. Un'altra volta. Ciao, ci vediamo. Ciao. Giuseppina, sei tu? Che cosa c'è? A me piacerebbe tanto fare una vacanza quest'estate. Vacanze? Sì, delle vacanze. Devo stare anche con la mia famiglia ogni tanto. Beh, buone vacanze, Giuseppina. Ah? Ma Choppy, non mi trattare come se fossi un'estranea. Farò di tutto per godere le mie vacanze. Magari mi piaceranno tanto che non tornerò più. Per te va bene lo stesso? Oh, sei un ingrato. Ecco che cosa sei. Ingrato. Oh, bene. Adesso cominciamo la nostra lezione. Apri la pagina 27. Adesso cominciamo la nostra lezione. Non disturbarli, Rosy. Hanno bisogno di silenzio. Una vasca ha una capacità di 280 litri. Da un rubinetto vengono versati 5 litri al minuto.
Considerando che dallo scarico escono 2 litri. È diventato molto freddo. Non mi ha neanche detto stai attenta e stammi bene. Ma cara, lui non pensa nient'altro che al suo esame. Deve recuperare l'anno perso e non si può disturbare. E questo non è tutto. Comincia anche a dubitare di quello che dico. Mi controlla. E ora sa anche delle cose che io non conosco. Questa è la vita, Giuseppina. Il nostro Cioppi sta diventando grande. Tutti i bambini, anche i più carini, finiscono col diventare degli adulti. È così. Perché quest'estate non ti dedichi allo studio della vita del mare, eh? Eh? Mi sembra una buona idea. Tu non conosci nemmeno perché le balene mettono il soffio d'acqua. Per te sì, ci vuole un po' di studio. Comunque, buone vacanze. Su, giochiamo a nasconderci. Sì, giochiamo. Che giornata faticosa. Che cosa farà Giuseppina? Cosa farà Giuseppina? Cioppi! Tornata dai suoi. Adesso non riesco a concentrarmi. Non è colpa sua. Magari non torna più. Avrei dovuto essere più gentile con lei. Forse mi sono sbagliato. Cosa dici? Vuoi tornare indietro? Ma se sei appena arrivata. Ma io non posso vivere senza di lui. Ma è così grande ormai, non ha più bisogno di te. Purtroppo è quello che ho pensato anch'io. Boh, spero che non ti pentirai, ho un vago presentimento. Pensaci bene, Giuseppina. Ma sì, ci ho pensato. Io voglio vederlo, voglio stare con lui. Una grande amicizia non può finire così. Non potrei rimanere con te anche adesso che sei diventato adulto. Ma io non so. Veramente. Oh, Giuseppina, dove sei? Dopo un po' di tempo, Cioppi pensa un'altra volta alla scuola, al calcio, ai suoi amici e agli altri divertimenti che hanno tutti i ragazzi grandi.
veloce come te. Dai, da brava, non mi schizzare. Attenta, Giuseppina. Aspetta. Brava, Giuseppina, vieni.